Buongiorno a tutti, buon 2 dicembre. Oggi sono qui per registrarvi un super vlog. Io sono qui perché ho appena finito di registrare una challenge, infatti mi sto finendo la mia tazza di latte e caffè. Ritorno di là e vado subito ad editare questa challenge che ho registrato ieri e che ho concluso stamattina, perché sapete che le challenge sono di 24 ore e quindi sta cosa che iniziano le altre persone le challenge la mattina e le finiscono la sera non sono 24 ore. Quindi non si fa. E quindi nulla, io a parte gli scleri, sono le 8:30 neanche. Vado ad editare già questa challenge così mi porto avanti, visto che in settimana dovrò registrarne anche un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nulla, io adesso vado, poi ci vediamo direttamente dopo che vi faccio vedere un po' di novità che ho acquistato nel Black Friday. E oggi avrei dovuto farvi vedere anche un'altra cosa che però vi racconterò e nulla, quindi a dopo. Ovviamente questo sarà anche What It In A Day. Sto iniziando ad editare la challenge che poi voi vedrete settimana prossima e vi faccio vedere. Devo dire la verità, questa volta mi è andata molto bene perché sono 35 minuti e 17 di registrato. Quindi sicuramente questa challenge verrà sui 20 minuti, sicuramente. Quindi io aspetto che si ottimizzano tutte le clip e poi aspetto che si caricano tutte le clip e inizio ad editare. Ma sicuramente mi ci vorranno 1-2 ore. Nel mentre che io lì sto ancora finendo di editare, mamma è tornata, è andata da Eurospin e è andata a fare la spesa. Mi sento un po' col fiatone perché sono scesa a darle una mano, quindi vediamo un po' cosa ha preso. Allora, uova. Queste qui. Ha preso, vabbè, i dischetti struccanti. Questi ci troviamo molto bene, poi anche il prezzo è super conveniente. Ovviamente le baguette che non possono mai mancare, queste dell'Eurospin sono buonissime. Poi vedo un po' di fior di latte. Eccolo qua. Intravedo una burrata. Vediamo, sì, burratina, poi vedo un po' di affettato, mortadella artigianale, poi ha preso queste patatine tortilla, che è il marchio Mambo Kids. Poi cosa sono? Le crocchette di patate al forno, delizie del sole, mi ispirano. Poi vabbè, questi sono gli scampi, non mi piacciono, a me ho brutta esperienza con gli scampi. Poi pancetta affumicata, ne ha prese due. Poi cosa vedo? Un'altra busta di patatine in vista un po' delle feste, cornetti di mais, sempre Mambo Kids. Questo marchio è molto buono, l'abbiamo provato anche insieme. Poi vabbè, questo è il pan grattato. Una ricotta, cosa sono? I fagioli cannellini e questi sono i borlotti. Passiamo di qua. Ma che sono quelli? Scusatemi, questo sono della spesa un po' veloce. Allora, addolciando sono i ventagli buoni. Cosa non è buono? Poi cosa sono questi? Delizie siciliane, pasta di mandorle siciliane con pistacchio. Wow! Queste sono da provare. Poi, roselle ho viste pure io ieri, le volevo prendere. Dolciando. Dolciando Noccio Bis Christmas Edition. Wow! Ma queste sono da provare. Mette gusto bacon, poi ci sono i pomodori, solito yogurt, avena e noci, un po' di pasta sfoglia e la tagliata di petto di pollo. Quindi questa è stata tutta la spesa, eppure di là sta. Ok.
eccoci qua. Avete visto anche un pranzo abbastanza abbondante, anche perché sono già le 3:30 e già sapevo che oggi pomeriggio non sarei riuscita a fare merenda, perché sto quasi per uscire con mamma per fare tantissime commissioni. Il tempo non è dei migliori, però dobbiamo andare. E quindi nulla, ci andiamo a far vedere un po' di shopping che ho fatto nel Black Friday. Mi sono mantenuta molto, a parte che sono arrivata a questo Black Friday che comunque non avevo una lista chissà quanto ampia, ma avevo una lista. Vi volevo dire un'altra cosa prima di iniziare a dire questa cosa. Per quanto riguarda, io avete visto, sono tornata un po' indietro, mi serviva un bel piattone così sano, bilanciato, adoro. Però voi potete anche fare, ovviamente diminuire le dosi, che poi non ve le darò neanche, ho fatto all'incirca 100 grammi di pasta, questo è sicuro perché la pasta l'ho pesata, ma per il resto non ho pesato niente, sono andata tutto ad occhio. E potete anche, io vedete che ho frullato i cavolini di Bruxelles, sì, con l'acqua, ma voi potete farlo anche con la Philadelphia tranquillamente, ma a me non mi andava. Comunque, ritornando indietro, mi ero prefissata di fare un danno, ma grande, un grande danno che ce ne avevo bisogno principalmente, quindi ho detto vabbè, è il mio autoregalo di Natale, ma veramente volevo acquistare la nuova videocamera Sony ZV-1, che costa un bel po'. Comunque mi ero prefissata di acquistarla e ero proprio decisa al 101%, infatti andai anche per negozi, ma non ce l'avevano e mi avevano consigliata di acquistarla comunque online. Ho fatto un po' di giretti e l'avevo trovata su Amazon, però ci sono state veramente attorno a quella videocamera, ogni qual volta ero intenzionata ad acquistarla, perché poi ovviamente dovevo acquistare anche tutti gli altri accessori vicino, sorgeva un inconveniente, 1, 2, 3, 4, fino a quando poi mi è rimasta tipo l'ultimo pezzo, ma avevano alzato i prezzi in una maniera assurda. Ho detto ok, sai che c'è di nuovo? Statti con questa che stai, infatti cercherò di registrare i vlog con questa qui che ho, che è una Nikon, mi ricordo neanche più il modello, B500, ma non è tanto comoda per i vlog, già ve lo dissi. Cercherò di registrare quando il meno possibile con il telefono, perché col telefono, per quanto può essere un iPhone XR, sfalza molto. Poi io in casa non ho una grande luminosità, quindi è un po' così. E quindi ci sono stati tanti inconvenienti e tante cose e non ho potuto farmi questo mio autoregalo di Natale. Sì, ci sono rimasta un po' male, però ho detto ok, ci sono stati tanti imprevisti, significa che questo è un segno del destino. Ho fatto, è evitato, l'ho presa un po' come un segno e quindi se ne parlerà direttamente l'anno prossimo. Ok, però ho fatto un po' di acquisti, non tantissimi, ma ho fatto un po' di acquisti. Allora, principalmente scarpe, sono una persona che non sono una fan delle scarpe, però le avevo completamente mal ridotte, sia scarpe della ginnastica che non, e quindi ho detto ok, ti trovi, prenditele. Ho trovato da Piazza Italia, cioè, ma quanto sono belli, ho trovato gli anfibi, cioè sono veramente belli belli belli. Io porto un 40, però il 39 mi è andato lo stesso, prezzavano 24,95 euro, ma io le ho pagate solo 19,90 euro. Eccole qua, cioè sono veramente belle belle belle. Se non si vedranno bene, perché non so neanche come si sta vedendo questo video, vi metterò qualche clip. Comunque sono veramente belle e le ho prese, quante volte l'ho detto. E poi da Cisalpa, no, da Stradivarius, hanno aumentato le buste, costano 15 centesimi, scioccata. Ho preso questo maglioncino color marrone. Ho notato che l'anno scorso il marrone mi stava molto bene, il marrone chiaro, e quindi ho voluto prendere qualcosa di marrone. Questa qui, taglia M, l'ho pagata 12,95 euro, ma non c'è più il cartellino. Comunque è un pochino a collo alta, c'era anche verde Natale, ma proprio quel verde, ma non l'ho presa. E l'ho presa marrone, a costine, semplice, non ve la farò vedere indossata perché è una maglietta molto semplice. Ma tornando a noi, erano in offerta. Allora,
Allora, sono una persona che non sta dietro alle collezioni. Mi piacciono molto le Jordan, questo sì, però non sono una patita, anche perché costano un occhio della testa, e quindi fortunatamente non ho questo vizio e non ho questa passione. Qui cosa ho preso? Sapete che non mi ricordo più, mi sembra un 40. Comunque, Nike. Ma quanto sono belle, sicuramente sarà una collezione di 30 anni fa. Ma non mi interessa, era in super offerta, l'ho pagata 54 euro, mi sembra di sì. Comunque, eccola qui. Io adoro questo azzurrino, infatti avanti è un po' azzurra. E c'ha il simbolo della Nike, questo grigio metallizzato. Mi servivano. Io sinceramente sono un amante delle scarpe a collo alto, e quindi eccola qui. Sì, comunque è un 40. Sì, mi ricordo. Eccola. Sono veramente molto molto belle, molto comode. Veramente belle. C'erano anche nere, però sinceramente come mi hanno fatto impazzire le grigie a primo impatto, non mi hanno fatto impazzire le nere, cioè la linea nera, il simbolo nero. E quindi nulla, questo è stato il mio shopping con il Black Friday. E nulla, quindi io tra poco esco, mi sono vestita abbastanza easy, mi sono messa un pantalone a vita alta, un maglioncino, poi devo mettere il giubbino, borsa, ombrello e andiamo. E quindi penso che noi ci vedremo direttamente stasera con la cena, quindi a dopo. Come sempre io devo concludere il mio vlog qui, spero che anche questo primo vlogmas, io l'ho continuato a chiamare vlog, ma sarebbe un vlogmas, sono le 9, io ho anche pranzato, sì. Ho anche cenato, non era in plan, beh, questi sono gli effetti carboidrati, non era in programma la pizza, però la desideravo tantissimo perché tra una cosa e l'altra non la mangiavo da quasi 2 settimane, quindi una bella pizza ci voleva. E quindi ora spero che questo vlogmas vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!